Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Pomeriggio con TV 2.0. Oggi puntata speciale perché torniamo a parlare di musica, la musica indipendente che è diventata l'argomento del mercoledì. Ogni settimana vi stiamo facendo conoscere o riconoscere, per chi è già un fan di questo filone musicale, gli artisti più interessanti del panorama nazionale. Quest'oggi vi faremo conoscere un nuovo artista davvero molto molto interessante. Io e Valentina ne siamo delle estimatrici e quindi l'ho già nominata, non può mancare in questo appuntamento perché lei è la vera esperta di questo spazio, e quindi grazie a Valentina Brunelli che è di nuovo mia Grazie a ospite. te Sonia, come al solito, per l'invito e per lo spazio che hai deciso di concedere alla musica indipendente ogni mercoledì qui a TV 2.0. Beh, è un vero piacere, anche perché insomma, chi entra a contatto con questo genere, con questi artisti, ne rimane subito affascinato. Io, grazie a te, ho avuto la fortuna di scoprirli e quindi devi necessariamente guidare anche i nostri Volentieri. telespettatori in questo viaggio musicale. Viaggio che quest'oggi ci porta a conoscere un artista poliedrico, lo possiamo definire così, un artista che ha davvero toccato diversi stili musicali e che insomma ci ha regalato un percorso davvero interessante, Sì, no? a me lui piace particolarmente, non te l'ho mai nascosto, per il Sì. fatto che ha una grande capacità di scrittura, ma anche vocale, quindi riesce ad unire l'aspetto cantautorale a quello artistico e vocale, che solitamente è difficile riuscire a coniugare le due cose, cioè l'autore da una parte e l'artista, la voce dall'altra. Invece lui riesce bene ad unire le due cose, a destreggiarsi, scrive per sé, ma scrive anche per gli altri. Ha scritto ultimamente per alcune donne della musica Sì. italiana come Nina Zilli e Noemi, ha scritto anche con Francesco Renga il brano Sanremese, quindi si sta facendo notare come firma e si sta facendo notare anche con la sua carriera solista che da diversi anni ci delizia con album di alto livello, anche riconosciuti da critica e da pubblico. Esatto. A te l'onore, come sempre, di svelare di chi si tratta, no? Allora, oggi siamo tornati al nord, parliamo di Diego Mancino, uno dei cantautori, come vi dicevo, milanesi più interessanti della scena indipendente italiana. Ne parleremo un po' della sua carriera, ripercorrendo i suoi successi e le canzoni più interessanti. Esatto, quindi un percorso musicale particolare il suo, no? Perché inizia da lontano, inizia addirittura nel 1993, quindi parliamo di una storia importante alle spalle. In realtà inizialmente pubblica con una band, no? Quindi Sì. un'esperienza di gruppo, una band peraltro con un nome particolare che a me ha incuriosito perché si chiamano Achtung Banditi. Un nome che a me personalmente, essendo una fan, ormai lo sapete voi che ci seguite, sfegatata degli U2, mi ha subito fatto pensare a loro, anche perché erano proprio gli anni in cui è uscito questo disco. Magari poi affronteremo, capiremo se c'è qualcosa, se c'è Sì, qualche rimando esatto. al gruppo irlandese degli U2. E quindi esce questo album, il primo album nel 1994, grazie a questa band che si chiama Odio e Devozione, quindi una prima esperienza in gruppo. Poi però forma un trio, no? Successivamente Valentina, un trio che si chiama L'Instabile, che ama molto la dimensione del live, e quindi un cambiamento di rotta Sì, anche nel genere è stato un musicale. grande sperimentatore sin dagli inizi, quindi riuscire poi a provare diverse cose fino a raggiungere quello che è poi l'aspetto che lo caratterizzava di più, che era appunto la parte da solista più Sì, cantautorale che ha raggiunto successivamente. esatto. E noi andremo proprio ad affrontare nel dettaglio quello che è il percorso da solista, quello che in sostanza è anche più interessante. Eccolo qua, guardate, la Eccolo. nostra regia ci ha svelato subito la sorpresa di oggi, perché non parleremo soltanto noi di Diego, ma sarà lui stesso a raccontarci di sé. Quindi diamo subito il benvenuto a Diego Mancino, che è nostro ospite in collegamento Skype. Buonasera e Ciao, benvenuto. ciao, Grazie ciao, ciao, innanzitutto per il tuo gesto, perché insomma è no, grazie a davvero voi, a me fa sempre emozione, no? piacere. Mentre parlavate pensavo, ma chi è quello lì? Lo devo conoscere perché sembra bravo Ti da come abbiamo ne parla, presentato no? nella chiave giusta. Grazie davvero. No, grazie a te per
per essere ospite qui con noi per raccontarci un po' di quello che è stato il tuo percorso musicale. Non so se hai sentito questa brevissima introduzione, abbiamo parlato dei tuoi inizi, no? Sì, certo. Questo inizio nel 1993, avrai sicuramente ascoltato la mia digressione relativa a U2. Sì, C'è qualcosa? C'è un in realtà riferimento? purtroppo ho iniziato anche prima, quindi questo indica anche che inizia ad avere una certa età. Il primo disco che ho fatto uscire era l'89-90, avevamo un gruppo che si chiamava Mary Quant, quella Ah, delle minigonne, facevamo una specie sì. di pop psicadelico, però non mi ricordo bene esattamente cosa facevamo, ma facevamo un disco autoprodotto, mi ricordo, era il 90, diciamo. Ah, giovanissimo, quindi Sì, ancora avevo prima. 20 anni. Ecco, e poi dopo questa parentesi hai deciso, insomma, di intraprendere un percorso solista, un percorso molto importante che inizia nel 2004, no? Con l'uscita dell'album Cose che cambiano tutto. Tutto. Sì. Un disco per il quale, insomma, è arrivata anche una definizione importante, no? Sei stato definito il cantautore del nuovo millennio, E quindi vabbè, ma la gente dice tante cose. Non so, beh, comunque l'idea di essere da solo è un po' sbagliata. Secondo me, da soli la musica non la si fa mai. Cioè, se hai sempre dei soci con i quali in qualche modo costruisci. Sì. La musica è impossibile da fare da solo. Credo che sia profondamente un gioco collettivo. Certo. Beh, questa è Sì, una una bella bella definizione, definizione. no? Perché soprattutto, insomma, in un ambiente musicale, è vero che noi raccontiamo di settimana in settimana di belle realtà, di collaborazioni, almeno nell'ambito del Nell'indipendente filone molto. indipendente, c'è molto questo discorso di condividere, cosa che spesso manca invece Sì, nel magari nel resto. mainstream tendono a Sì. mettersi in primo Ma non è piano così come vero, io almeno la mia protagonisti. esperienza è di gente che ha molta voglia di suonare e mettersi in gioco. Parlo delle persone con cui ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare. Ho sempre trovato grandi, grandi desideri di conoscere, di imparare. Infatti è questo che fa poi dei musicisti qualcosa di speciale, la voglia costantemente di imparare dagli altri. Tutti quelli con cui ho lavorato sono così, sono tutti più bravi di me. È troppo È modesto a vero, dire. no? Ma no, ma è un'attitudine mentale, cioè in fondo quando vedi uno, per esempio quando lavori con uno che fa hip hop, lo guardi e impari, cioè che altro puoi fare, puoi solo imparare, ma anche quando lavori con uno che suona il Sì. pianoforte o canta e ha delle cose da dire, puoi solo imparare, è l'unico atteggiamento giusto con la musica, è giocare, capito? La parola proprio giusta Certo. sarebbe. Mi piace molto questa lettura, anche questo esempio che ci stai portando, perché ci dai una lettura di questo Sì. ambiente completamente diversa rispetto a quello che si può pensare. Molto spesso ci raccontano altre storie, è bello sapere che Beh, non sì, è che propriamente non così, è, insomma. certo, non è Disneyland, però quando fai musica, in realtà scegli di incontrare alcune persone e con loro condividi e crei. Certo. Quello lì è il momento vero. Poi tutto il resto in realtà sono le persone, il carattere e la vita personale delle persone. Sì. Però la Certo. musica è fatta di scambi, di quello. Ecco, a proposito di scambi, tu hai appena nominato il mondo dell'hip hop, una realtà che tu hai conosciuto molto da vicino e che hai deciso anche di portare all'interno nel nuovo disco, no? C'è una bella collaborazione Sì, ho con fatto DJ produrre, Mike. sì, ho fatto produrre a Mike l'album, mi sembrava, dopo averne parlato con un po' di persone, mi sembrava un esperimento molto interessante, cercando un linguaggio proprio della canzone autorale. Sì. Io ho la fortuna, sfortuna di non essere molto famoso, sta anche nel fatto che in fondo posso permettermi degli esperimenti che altri non potrebbero fare. Per Sì. esempio questo, quello di provare a entrare nel suono, nella dinamica dell'hip hop, ovviamente in punta di piedi perché io sono un cantante, ovviamente. Però è stato molto interessante, ho imparato delle sintesi melodiche e di testo che non avrei potuto imparare in altro modo. Certo, beh, questa è Sì. un'altra bella lettura, ma soprattutto una bella contaminazione, quella che Sì, poi una figata, la consiglio a chiunque. ne è uscita fuori. Invece,
Parlando di quello che è il tuo discorso, l'altra attività, quella autorale, no? Tu hai scritto delle bellissime canzoni, Valentina ha citato alcuni artisti con i quali hai collaborato e per i quali hai scritto, ne diciamo qualcuno, Francesco Renga, Noemi, Daniele Silvestri. Una domanda che io mi sento di farti, perché quando sento dei cantautori che scrivono per colleghi, mi viene sempre da pensare: come si fa a scrivere per altri? Nel senso che è in partenza, prima di scrivere la canzone si dice adesso scrivo una canzone e la regalo a un artista, oppure questo dono arriva in corso d'opera? Cioè, come no, va bene? Non lo so, perché credo che per ogni autore sia diverso. Ci sono autori che hanno il mirino, sono bravissimi, sì, e riescono a fare quella cosa lì. Io un po' meno, ho bisogno... O è che un cantante si innamori di una roba che ho già fatto, oppure per esempio di averlo lì vicino. Per esempio con Francesco abbiamo scritto delle cose, anche stando assieme per dei giorni, andando in uno studio insieme al mio socio Dario Faini, che poi è il maestro di tutti noi, abbiamo provato a creare dei mondi, no? Come scrivendo un racconto. E un po' si fa così anche con altri artisti. Certo, a volte alcune canzoni che hai lì nel cassetto stanno subito bene nel disco, nella vita di qualcuno, quindi può capitare anche che senza pensarci nascano anche con la faccia e le misure di qualcun altro, perché no? Certo, certo. C'è una canzone che hai nel cassetto e che vorresti regalare a qualcuno? O qualcuno per cui vorresti scrivere? Ho un sacco di canzoni, in effetti. Ma, cioè, ho tanti sogni, però ho imparato anche che bisogna pensarci bene a esprimere i desideri, perché potrebbero avverarsi. Però sì, ci sono tante persone che ammiro anche in Italia come musicisti. Stando in Italia, comunque mi piacerebbe tantissimo riscrivere qualcosa per esempio per Noemi, perché sì, sta maturando tanto e ha una voce spettacolare proprio. Ma a parte, credo che siano veramente così tanti gli artisti da poter incontrare. È quasi più con Paolo Conti, mi piacerebbe lavorare tantissimo, per esempio. Però imparerei solo da lui, potrei solo stare seduto a guardarlo. Probabilmente scribacchierei qualche cosa su un foglietto in maniera nervosa. Ci sono tanti artisti all'estero anche che mi stanno piacendo. Certo, quindi insomma c'è l'imbarazzo della scelta in questo senso, anche perché rispetto a quello che hai detto prima, cioè quanto ti piaccia collaborare, quanto ami questo spirito di condivisione, è chiaro che anche in questo senso, e proprio grazie alla scrittura, potrebbe essere interessante, no? Riuscire a portare avanti questo progetto di condivisione. Però tornando al tuo ultimo lavoro, del quale insomma abbiamo parlato poco e quindi è il caso di capirne di più. Beh, comunque si chiama È necessario. È necessario, ecco, già il titolo, ecco, lo hai appena citato, quindi mi hai praticamente anticipato la domanda. Che cos'è che deve essere necessario e che cosa invece non lo è per te? Beh, il disco È necessario è il tentativo di raccontare in maniera molto sintetica quelli che sono proprio dei giorni quotidiani, quelli di oggi, proprio oggi 2012. E ovviamente le parole d'ordine sono il lavoro e una casa. Credo che senza un lavoro e senza una casa, come tutti voi sapete, non possiamo neanche provare ad avere una vita. E la necessità anche di cui si racconta in questo disco è quella, per esempio, della cultura, della bellezza. Sì. Il concetto di futuro in cui è quello che viene espresso, spesso un futuro inesistente, un po'. Io arrivo veramente, ho iniziato da punk nei garage e mi ricordo quando avevo 15-16 anni, la parola no future, che arrivava proprio dalla Londra punk, sì, risuonava anche nelle nostre cantine, ed è bizzarro risentire ora ancora la stessa ansia, la stessa paura di un futuro che non esiste, appunto. È un po' questo disco, racconta proprio della necessità di avere più la pretesa di comandare l'oggi,
il dominio su quest'oggi soltanto e poi mandarli tutti a cagare, perché è oggi che vivo, come se il futuro fosse, il concetto del domani migliore fosse inteso come una quasi un'offesa, no? Quasi indigno se mi dici che devo aspettarmi un futuro migliore, perché l'hai detto anche a mio padre, l'hai detto anche a mio nonno, capito? È un tipo di polemica, un po' pop, rock e punk, infatti è un misto di queste tre, certo, questo disco. La riappropriazione del presente, quindi, principalmente. Sì, racconta proprio questo, la voglia di riavere un ruolo, un posto nel mondo, che poi sono le stesse parole d'ordine dei nostri maestri come Tenco, certo, sì. Un posto nel mondo, no? Avere adesso qualche cosa. A me ha colpito molto una definizione che ho letto in una tua intervista. Tu hai definito il disco come una trincea dalla quale combattere una guerra contro la mediocrità. È vero, ogni canzone, ogni buona canzone lo è, ogni buon quadro, ogni buon libro, ogni buona intervista, qualsiasi cosa di buono facciamo è veramente una trincea contro questo, contro la mediocrità, e purtroppo siamo ovviamente in guerra con la mediocrità, però non possiamo esimerci dal fare la nostra parte. Io credo che lavorare bene, per esempio, sia un'ottima trincea. Certo. E invece questo concetto, questo definire le tue delle canzoni verticali, ho letto che vogliono far precipitare verso l'alto chi le ascolta. Un'altra affermazione che mi ha molto colpito, volevo saperne di più di questa idea. Sì, è un po' come, a volte penso che sia un po' tutto sotto sopra. Ogni tanto quando leggo, siamo verso la fine del mondo, no? Ogni tanto leggo questa cosa che cambierà la polarità e penso allora tornerà tutto come dovrebbe essere, perché mi sembra veramente che tutto sia sotto sopra. Ora, le mie canzoni spesso a me, io quando le canto, le faccio perché mi facciano alzare la testa e gli occhi, mi facciano avere l'idea di pilotarmi verso l'altissimo, che è un po' come anche un profondissimo di noi. Svelare la paura che abbiamo anche della caduta, come essere, come dire, non temere più il lasciarsi andare a delle cose un po' più sublimi di quello che spesso ci circonda. Beh, bella questa lettura, no? È un punto di vista davvero interessante, sicuramente può essere anche un modo per esorcizzarle, no? queste paure. Credo che il messaggio che possiamo trarre è proprio un po' questo, no? Riuscire a smitizzare, anche a far perdere questo aspetto demoniaco, no? Questo essere catastrofici che non porta poi assolutamente a nulla. Esatto. Non a caso abbiamo questa scadenza perentoria di questo 21 dicembre che si attende. Sì, che fate voi? Cosa? Che farete di bello? Il 21 dicembre credo saremo in tv a fare il nostro mestiere come sempre. Non credo che cambierà nulla, almeno non ho intenzione di fare niente di diverso, anche se ho sentito di persone che proprio stamattina in redazione dicevano: io prima del 21 dicembre ho ancora delle cose da fare, e quindi magari farò in modo di farle prima di questa scadenza. Magari è la volta buona per dare una spinta in più a qualcuno, forse almeno quello. Tu cosa farai? Cosa hai in mente di fare? Ma penso che noi faremo una cena qua tra amici e apriremo 21 bottiglie di vino. Immagino poi che cosa ne verrebbe fuori. Dopo 21 bottiglie di vino io non credo di riuscire. Ma siamo tanti. Ah, vabbè, certo. Allora esce fuori un bel disco. Esatto. Ah sì, io sto già scrivendo altre cose, mi piacerebbe farne uno alla svelta. Però in questo momento i tempi in Italia non sono proprio fantastici per fare i dischi. Infatti ogni tanto vale la pena regalare cose, per esempio, cioè, se volete delle cose per esempio nuove, su SoundCloud Diego Mancino ho messo i provini dei miei live gratuiti. Io sono già andata a sbirciare. Ah sì? Ottimo, grazie. Sai che io ti seguo da vicino, quindi appena pubblichi qualcosa vado subito a spulciare. Ottimo. Allora spero di vederti a Roma a gennaio. Sicuramente. Ecco, ci hai già dato un'anticipazione. Raccontaci un po' di più di questo appuntamento di gennaio. Fortunatamente ho un socio che, come vi dicevo prima, è Dario Faini, è un musicista
veramente incredibile. E abbiamo colto l'occasione così, per farci un regalo a noi, e ci faremo una serata dove col piano di Dario racconteremo un po' dei miei dischi e magari anche un po' delle canzoni che io e lui scriviamo o abbiamo scritto per altri. Sarà molto carino, perché di solito io non canto, ma è le cose che scrivo per gli altri, un po' per pudore anche. Sì. Non mi sembra molto elegante, no, da fare, però siccome ad alcune sono molto affezionato, per esempio come La felicità, che ho dato a Nina Zilli. Sì. E siccome mi hanno dato il permesso di far girare il provino, ho chiesto il permesso, e allora ho detto, ma sì, dai, almeno una volta ogni tanto si può fare, quindi faremo un po' di cose, un po' di canzoni, ma sarà anche un bel modo di incontrare un po' di ragazzi e ragazze che seguono le mie vicissitudini. Certo. In questo mondo. Certo. Bene, quindi abbiamo anche dato questo appuntamento per tutti. Te l'ho già segnato. Ecco, Valentina si è annotata. Dai, tutto, ma io sì. Ma non avevamo dubbi in proposito, perché lei è la professionista, l'esperta musicale della nostra redazione, è lei che ci dà tutti gli appuntamenti musicali, concerti e quant'altro. Insomma, segno tutto, tutto io. Sì, non perde occasione per annotare tutto, quindi avremo e diffonderemo anche questa notizia. Certo. Anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito, insomma, potranno tranquillamente poi venirti a sentire le nuove cose e anche le cose che hai scritto per gli altri, che credo che sia un'altra bella realtà da... Sì, perché poi si vede anche la versione che magari tu avevi in mente di quel brano. Sì. Si molto interessante la tua versione, certo. Assolutamente. Sì, poi è interessante anche vedere come si sviluppano. Poi alla fine le canzoni hanno una loro vita. Ho scoperto che è un po' veramente come i tuoi figli. Io, per esempio, ho preso un gatto un po' di tempo fa, era piccolissimo così. Adesso ormai chissà dov'è, capito? È in giro. È un po' la stessa cosa. Le canzoni a un certo punto prendono una loro vita, si prendono degli spazi e magari... entrano in casa da altri e prendono. Certo. Anche come dire, catturano anche altre dimensioni. È un po' mi affascina questa cosa. Sì. bella poi, come dicevi, cose che cambiano tutto, ci sono. Sì. Cose che non puoi capire adesso, un po' così anche con le persone. Beh, ma le sa tutte. No, ma lei la ragazza è il numero uno. Sì, ho sì. Studiato. Lei è una vera esperta, non a caso è l'esperta della nostra trasmissione, proprio perché le sa tutte, li conosce tutti, assolutamente. Io dovevo andare a Sarabanda, ho sbagliato. Sì, assolutamente. Diego, guarda, purtroppo ci stanno facendo dei gestacci dalla regia, il nostro tempo a disposizione è terminato, noi saremo... ancora. Ciao, a parlare regia. Con te, magari ci risentiremo a gennaio in vista del tuo live romano. Va bene, volentieri. Grazie ancora per la tua disponibilità e per esserti raccontato. Ciao. Grazie mille, grazie, buona ciao, serata. Ciao. Grazie. Vai. Valentina, purtroppo siamo arrivati alla fine anche quest'oggi, il nostro spazio per queste festività natalizie ovviamente è ridotto. Sì. Perché dobbiamo lasciare spazio ad Ilaria Faraone e al suo racconto del Natale, quindi... lasciamo spazio al Natale. Esatto, si fa più piccolo perché il Natale ovviamente è alle porte, quindi dobbiamo scegliere ovviamente di raccontarlo. Io ti ringrazio per grazie essere a te, stata come con al me solito. Ci rivedremo mercoledì come sempre, torneremo a parlare di musica. Invece Pomeriggio con TV 2.0 torna domani come sempre alle 18.05 in diretta. Domani parleremo di libri dell'editoria indipendente, ci saranno delle belle sorprese per questo Natale, quindi non perdete la puntata di domani. Buona serata, arrivederci.